Gracias. Allora, eh, buonasera a tutti e benvenuti alla Dina. Eh, insomma, è una bella roba vedervi tutti qui, insomma, fa molto piacere. Io eh, inizierei subito eh, presentandovi i nostri relatori. Qui accanto a me c'è Viviana Cenzi, psichiatra e psicoterapeuta, poi abbiamo Mario Paolo Dario, psichiatra e psicoterapeuta. E nella Locascio, psichiatra e psicoterapeuta. Ci raggiungerà. Salirà qui tra poco con noi. La persona che poi insomma in qualche modo ha voluto questo incontro ed è il nostro sindaco Damiano Coletta. Vabbè, poi ci sono io che sono Licia Pastore, faccio la giornalista, ci provo. E ringraziamo anche subito la casa editrice, sta arrivando Lorenzo a cui veramente do un ringraziamento particolare e a tutta la casa editrice che ci sono molto vicini. A Billy e Daniele Permavi Vivido che sono qui, eh. grazie. Un ringraziamento molto affettuoso va a Segnalazioni, a Fulvio, Fulvio Iannaco e all'Associazione Culturale Amore e Psiche per la diretta. vorrei fare un saluto alla vicepresidente dell'Ordine dei Medici la dottoressa Rita Salvadori che è qui con noi e che ci onora della sua presenza dunque io sarò molto breve perché lascerei lo spazio ai nostri relatori però vi volevo raccontare Proprio due cose. Intanto, come è nato questo incontro? E nel senso che il sindaco Coletta eh, ci incontrammo, lui aveva avuto la, la copertina del libro, girava su, su Whatsapp, mi chiama e mi dice: Ma senti, ma che dici? Lo possiamo presentare questo libro? Io sono rimasta un attimino, ho detto "Beh sì, certamente, certamente, come no". Però la cosa, insomma, devo dire che mi colpì un pochino, vi spiegherò anche perché forse lo capirete poi dopo da quello che vi dico. Ci mettiamo quindi al lavoro e quando arriva il libro dalla casa editrice, glielo consegno, arrivo da lui in comune, gli do il libro e lui Rimane a guardare un pochino lì la copertina, rimane in silenzio e poi lo gira e, e va sulla frase che sta sulla quarta di copertina. E, non so se volete ve la leggo, ma penso che tutti voi sapete cosa c'è scritto. Lui legge la frase e mi dice, è eh, molto bella questa frase, potrei anche utilizzarla per qualcuno dei miei discorsi. E da qui, insomma, ecco, siamo arrivati oggi alla presentazione. E brevemente sempre vorrei dirvi che mm, io penso che con l'elezione di questo sindaco è avvenuto eh, qualcosa per questa città che può essere considerata come un'occasione importantissima di cambiamento. Mm, c'è bisogno dell'aiuto di tutti quando si fanno cose così importanti come le sta facendo il sindaco Coletta. Tutti i compagni di Latina, ma anche voi forse sapete, Latina è una città che ha una storia particolare, che con un destino che fino dalla sua fondazione è stato quello di conservazione, sembrava che non si potesse uscire da da questa idea della città, l'ittoria, solo questo. E Manadina non è così. Tant'è vero che nel tempo ci sono state nuove realtà e penso a chi ha partecipato o anche solo a chi ha guardato con curiosità e simpatia al lavoro e alla ricerca portati avanti nei 40 anni di analisi collettiva. Sicuramente è una storia che inizia da lontano e, e oggi siamo arrivati fino a qui vediamo vedremo cosa cosa accadrà dopo a questo punto chiamerei il sindaco eh, a raccontarci qualcosa Grazie, buonasera a tutte e a tutti, siete così tanti e, e, e così affettuosi e calorosi e, e questo lo sento eh, anche così da, dall'ambito, dal punto di vista della mia esperienza. E, sì, la frase, eh, la, la diciamo un pezzo di quella, di quella frase, e cioè che mi aveva colpito proprio era il pezzo in cui, la parte in cui si dice che se ci si oppone alla realtà della ricerca e della conoscenza, l'individuo muore. E mi cascava giusto a giusta questa frase, perché in quei giorni avevo fatto l'ordinanza riguardo l'obbligo delle vaccinazioni, ed era un'ordinanza che aveva un significato politico importante, no? perché non si, può, non si può mettere a confronto insomma, la scienza con l'opinionismo. E, e credo che questo voi tutti lo sappiate, lo sappiate bene. E vi dico brevemente, perché poi è giusto lasciare spazio a, ai relatori, un po' questa, questa esperienza, l'esperienza di, di un sindaco che si trova ad amministrare in un tempo della storia molto brutto, eh, ad amministrare in un tempo in cui forse eh, la politica sta portando a... All'annullamento della persona, all'annullamento dell'identità della persona, perché stiamo arrivando su, su un meccanismo della politica in cui c'è lo slogan, c'è eh, l'obiettivo così facilmente eh, raggiungibile e c'è e c'è anche la percezione alterata della realtà, no? Perché poi rispetto al dato di realtà, per esempio dei migranti, io mi trovo a combattere e ci troviamo a combattere una storia che viene raccontata diversamente. Adesso non voglio entrare troppo nello specifico, ma il ridimensionamento del sistema dello SPRAR è un colpo mortale e rischia poi di far diventare una narrazione falsa, di farla diventare vera, perché ci sarà veramente a questo punto un problema. E quindi, scherzando, io l'altro giorno, anzi ieri, in una commissione del Lanci, ricordate il discorso di. Di, di Benigni a proposito di Johnny Stecchino, no? Johnny Stecchino in cui diceva che il problema di Palermo era il traffico ecco, questi con questo tipo di eh, decreto con queste modifiche forse poi ci portano anche a convincere che il problema di, di Palermo è il traffico e quindi questo poi diventa drammatico no? e allora ecco, vi dico quanto questa esperienza sia dura in questo momento e c'è bisogno veramente di tutti di tutti in questa che io mi inizio a chiamare, e non solo io, c'è bisogno di una nuova, di una nuova resistenza. Eh, mai, mai come adesso, in cui appunto si sta, si sta spostando insomma, un asse che non è solo un asse ideologico, appunto un asse relativo al uh, uh, mancato uh, rispetto della dignità della persona. E io sto cercando di amministrare in questo senso. Uh, non dimenticando mai questo aspetto, perché poi, sapete, amministrare lo si può fare in maniera populista, mocevo, eh, in cui cerchi di, raccontare, di raccogliere sempre e solo il consenso, d'accordo, poi per le rielezioni serve il consenso, quindi bisogna pure essere pragmatici. Però se amministri solamente in funzione di quello che ti conviene fare e non di quello che è giusto fare, eh, sono scelte. Io ho fatto una scelta diversa e ho cercato di mettere al centro il concetto di bene comune che poi alla fine eh, va eh, in direzione del concetto della, della dignità della persona e della dimensione umana, perché poi è quello che, eh, che grazie alla resistenza dei partigiani, grazie alla Costituzione, insomma hanno messo al centro la vita e la dignità della persona e nell'insieme la condizione umana, nell'insieme l'identità della persona. E allora quando amministri eh, pensi che, che hai davanti, questo l'ho fatto anche sempre nella mia professione medica, cioè non è che da cardiologo guardi l'elettrocardiogramma, guardi le analisi. E non guardi in faccia la persona, che ha una sua storia, c'è una sua dinamica di relazione, c'ha un suo vissuto. Che sicuramente poi condiziona eh, la, la, la sua uh, diciamo, teorica patologia. E così anche il cittadino che ti viene di fronte, che ti parla e che va ascoltato, certo non è che puoi eh, fare politica da sindaco ascoltando singolarmente ogni cittadino in una città di 125.000 abitanti però se sai che puoi guardarlo con questi occhi, che puoi guardarlo oltre che non è solamente appunto, il, lo sfalcio dell'erba e, 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 e asfaltare la strada che sicuramente è importante, eh, sia chiaro, non, non mi fraintendete però è importante anche altro, quando abbiamo scelto all'inizio del mandato quale definizione mettere in questa esperienza quinquennale, io poi eh, sto, sto già appuntando sperando che, che diventi decennale perché qui servono dieci anni a, ripara a riparare veramente guasti, guasti ventennali, eh, io ho fatto scrivere, abbiamo fatto scrivere perché poi questa scelta è condivisa, e Latina città dei diritti. Proprio perché volevo che in questa città si recuperasse questa, questa dimensione, cioè una città che era stata gestita da pochi in maniera così, eh, così, così clientelare, dove appunto eh, prendeva sempre il sopravvento l'amico di, quello che eh, mi manda tizio e mi manda Caio. Avere una città in cui eh, le opportunità sono uguali per tutti, eh, oppure dare le stesse opportunità a tutti, eh, io credo che sia eh, quello, il grande risultato che probabilmente non me lo voglio attribuire, se no poi si dice che uno è autoreferenziale, però credo che il risultato che sia stato raggiunto in questi due anni, che sono stati faticosissimi, sia stato proprio questo. Cioè il fatto di aver fatto capire alle persone che la regola diventa, è un'abitudine, ma è un'abitudine che diventa una garanzia, una certezza di diritto per tutti, perché tutti hanno le stesse opportunità. E quindi vado anche a concludere perché, ripeto, non voglio annoiarvi insomma, con discorsi che, che, che sono altro, ma che poi c'entrano, no? perché poi la dimensione umana poi <ride> l'abbiamo detto. E allora eh, ti, poni, ti poni il problema di eh, quanto poi sia percepito questo dalle persone. Ecco, e questo è lo sforzo che poi dobbiamo fare in chi riesce a cogliere, a cogliere questo. Però ecco, io, con tutto il rispetto del fatto che una buca va riparata e che le strade sicuramente devono essere asfaltate compatibilmente con le risorse economiche, però se dovessi fare la scelta di riparare una, be una buca in meno e tutelare un diritto in più, io scelgo la seconda ipotesi. Grazie. Buonasera a tutti e grazie di essere qui. Il libro che presentiamo questa sera, Storia di una ricerca, edito dalla Sinodoro Edizioni, raccoglie la trascrizione delle dieci lezioni che il professor Massimo Foggioli tenne nel 2002 all'Università di Chieti nell'ambito del corso di Psicologia Dinamica, il primo anno di lezioni che poi continuò a tenere per i successivi 11 anni fino al 2012. Appare subito un libro completamente nuovo che con le edizioni precedenti, uscite nel 2006 e nel 2007 con un'altra casa editrice, non c'entra più assolutamente nulla. È stato detto nella presentazione del 29 settembre scorso a Firenze che il testo è cambiato. Ora, mentre lo si legge, sembra quasi di poter sentire la voce del nostro autore. Ma forse quel che lo rende assolutamente nuovo è la bellissima copertina. Disegnata appositamente da Massimo Fagioli nel novembre 2013, quando già c'era l'idea di ripubblicare queste lezioni. E, scusate, e ci troviamo a presentarlo in una sede universitaria che è un luogo di ricerca, di studi e di conoscenza. E proprio di ricerca e di conoscenza ci parlano queste lezioni, una ricerca che il professore non ha mai condotto nella solitudine di una biblioteca universitaria ma che è stata sempre attraverso il rapporto interumano. Nelle lezioni assolutamente non preparate, spontanee, si possono trovare delle perle preziose che oggi più che mai appaiono fondamentali per la vita. Come quando dice che in effetti, se una persona ha una buona capacità di elaborazione dei propri vissuti e delle proprie emozioni, ricevere l'interpretazione del terape terapeuta può anche non essere necessario. Ma necessaria è la presenza di altri rapporti interumani non coscienti su tutto il rapporto tra uomo e donna, attraverso cui portare avanti una ricerca su se stessi, che è il cardine dell'esistenza. Portare avanti la ricerca sull'inconscio a livello della vita quotidiana, sempre che non vi sia una malattia della mente che richieda necessariamente la cura. E penso che rapportarsi agli scritti di Massimo che sono un fluire di pensieri e immagini non coscienti, costituisce una fonte inesauribile per affrontare una ricerca su se stessi. Fagioli si chiedeva quando è che fosse iniziata la ricerca, ufficialmente nel 1975, con i seminari di analisi collettiva. Ma in realtà, racconta, era iniziata ben prima, a partire dagli anni Sessanta, dalle sue esperienze cliniche nell'antico manicomio di Venezia e poi nell'ospedale psichiatrico di Padova, in cui iniziò il confronto con la malattia mentale grave. E forse ancor prima, quando rinunciò alla carriera di chirurgo, che per il giovane medico era già spianata, perché si trova di fronte a una cultura e a un atteggiamento diffuso ancora oggi in medicina che ha decretato l'inconoscibilità e l'incurabilità della mente umana. Nell'affrontare la malattia mentale grave, Fagioli si pose fin dall'inizio con l'atteggiamento psicoterapeutico di colui che di fronte alla crisi acuta non aveva paura, ma cercava di stabilire un rapporto con i pazienti, tanto che spesso poi questi gli raccontavano i sogni. Quindi la sua ricerca era cominciata lì, cercando di fare una psichiatria come psicoterapia, andando oltre la medicina del corpo, perché, scriveva. Questa psichetria doveva rivoluzionare una realtà di impotenza della mente che non era mai riuscita a comprendere perché la fantasia della specie umana morisse troppo spesso prima del corpo. In realtà, ci raccontava, la ricerca nella sua vita è iniziata molto prima, nella primavera del 1945, quando a 14 anni un compagno di scuola lo ferì ad un occhio, senza un apparente motivo. Quell'evento così traumatico in lui suscitò l'interesse per la realtà mentale umana. Si sì chiese cosa spinse il compagno a quel gesto violento, e in seguito elaborò che nonostante l'aggressione, non era caduto nel vuoto mentale perché aveva ritrovato un'immagine femminile, nella ragazzetta di un anno più grande di lui. Fagioli, nella lezione del 15 marzo, disse: Per poter interpretare i sogni bisognava scoprire non solo questa fantasia di sparizione, ma bisognava scoprire la dinamica della nascita. Bisognava scoprire che c'è una prima immagine. Se l'uomo nasce senza parola, senza pensiero verbale che matura nel tempo, nasce però con un'immagine. L'immagine interna, l'io della nascita, quella certezza profonda di noi che ci guida nei rapporti interumani che a 8-10 mesi Permetta al bambino di riconoscersi davanti allo specchio, che si può perdere, ma non irrimediabilmente, se i rapporti deludenti ledono l'essenza più profonda dell'essere umano. Immagine interna, che a partire dalla pubblicazione di Istinto di Morte e Conoscenza nel 1972 Faggiò li chiamò inconscio mare calmo sulla base dei sogni che i suoi pazienti gli raccontavano. Per me. Ricerca sull'inconscio significava affrontare le immagini interne. Già, sarò un genio soltanto per questa faccenda, che istintivamente, così naturalmente, pensavo che occuparsi di sogni significava occuparsi di immagini interiori. Per arrivare alla geniale scoperta, Fagioli dovette scontrarsi con le cosiddette teorie vigenti, in una prassi di rifiuto che lo ha portato sempre ad andare a vedere fino in fondo. Arrischiare sempre, perché ci diceva, era l'unica strada per non fare negazioni. Freud aveva parlato di istinto di morte come sadismo, violenza manifesta e non fece mai alcuna ricerca sulla malattia mentale, al contrario di Fagioli, che intuì che la radice della malattia mentale era nel pensiero senza coscienza, nell'istinto di morte come pulsione dell'annullamento. Violenza invisibile che rende ciechi pur avendo gli occhi perfettamente funzionanti. Capì che nella specie umana non era un problema di aggressività e di lesione della realtà fisica dell'altro, ma piuttosto era una carenza di conoscenza, un non pensare, non vedere. La ricerca sulle immagini lo ha inevitabilmente condotto a rivolgersi agli artisti. Per fare la necessaria differenza tra quella che veniva definita la creatività dello schizofrenico e la creatività dell'artista, poiché non ha mai creduto all'idea dell'associazione tra arte e follia, di cui la cultura a partire dal Cinquecento da Caravaggio a tutt'oggi è pervasa. L'artista ha un'immagine inconscia che elabora non solo nel sogno, cosa che facciamo tutti ma nella coscienza e nel comportamento, cioè quando dipinge, scolpisce o fa musica. Invece il malato di mente gestisce un'immagine esterna, una raffigurazione di qualcosa che lui internamente non ha, un'immagine falsa che però è originale in quanto non è imitazione di qualcosa, ma non è universale come l'arte che si rivolge a tutti gli esseri umani. L'immagine falsa esterna fa riferimento al manierismo un modo particolare di muoversi, di parlare, di cui ci parlerà bene il dottor Dario. La differenza quindi tra la formazione dell'immagine nell'artista e nel malato di mente sta nel fatto che l'artista fa un uso delle linee, delle forme e dei colori che è legato agli affetti, a quell'affettività che è possibilità di conoscenza di ciò che non è direttamente percepibile ed è ricerca della conoscenza nei riguardi degli altri esseri umani. L'artista propone la propria soggettività, la propria fantasia interna, la scoperta di qualcosa di nuovo che fa conoscere a tutti. Ma può accadere che l'artista non sappia il perché di quello che sta facendo, non abbia chiaro il suo intento trasformativo della realtà umana, non abbia raggiunto la verbalizzazione. Egli allora può andare in crisi o peggio si può ammalare se non riesce a resistere alle invidie e alla violenza altrui che di fronte alle novità e alle realizzazioni spesso si scatenano. Il malato di mente, invece, non ricrea nessuna immagine perché ha perso gli affetti, ha perso quell'immagine interiore della nascita, quell'immagine che è anche un'idea, che a partire dal 2006 sugli iscritti sul settimanale Left Fagioli chiamerà capacità di immaginare. Il pensiero per immagini irrazionale è il fondamento dell'attività ideativa di tutto il primo anno di vita, e nell'adulto verrà ricreato attraverso i sogni o le opere d'arte. È un pensiero non cosciente che deve essere interpretato e trasformato in pensiero verbale dal terapeuta, oppure elaborato nell'opera artistica, che sia pittura, musica o cinema, per diventare conoscenza condivisa. In esso si può rintracciare la genialità delle scoperte degli esseri umani, che avvengono mentre si fanno le cose senza un fine. Portando avanti la ricerca della conoscenza, quella che gli animali non hanno. Racconta Fagioli che anche la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo nel 1492 era stato un fatto piuttosto razionale, perché Colombo pensava di arrivare in Giappone non essendoci la consapevolezza della vastità del globo terrestre. E questa scoperta probabilmente spinse alcuni ricercatori di inizio Cinquecento ad indagare un altro spazio sconosciuto, quello interiore, per cui vennero fuori menti geniali come Paracelso, Bruno e Caravaggio. La loro ribellione al Costituito non condusse però ad una rivoluzione del pensiero, forse perché, leggo, questa genialità, emergente al di là dell'identità della ragione, non era sufficientemente salda, forte, addirittura direi intelligente. Da portare avanti fino in fondo la ricerca basata sul rifiuto delle cose esistenti e della teocrazia di questo mondo. Non è mai esistita nella storia dell'uomo una ricerca sull'immagine interna. Nel pensiero greco-romano i sogni venivano mandati da Apollo, nel cristianesimo dal diavolo, quindi nel non cosciente ci sarebbe il male. Poi venne Freud che non scoprì nulla, anzi copiando dalla Bibbia disse che i sogni erano l'espressione più feroce della pazzia umana. Il pensiero per immagini è stato sempre associato alla pazzia e alla follia, in una confusione che ha dimenticato la giusta distinzione che facevano gli antichi greci tra la pazzia di Aiace, che uccise tutte le pecore convinto di uccidere tutti i greci, e la follia delle pitonesse ispirate dal dio Pollo. Leggo da Left 2006. Confondere le parole follia e pazzia, renderle sinonimi, potrebbe essere un messaggio che non fa distinguere più la rivolta socialista da quella fascista. La rivolta del pazzo che distrugge senza fare ricerca è simile al fascismo. La follia della ricerca, la paranoia di voler conoscere e trasformare l'uomo della Bibbia, è bella. La perdita della mente è tristezza e non abita a sinistra. Si è sempre creduto che le scoperte geniali venissero dall'intelligenza verbale e dalla razionalità e che il pensiero razionale portasse al caos e alla distruzione. Nel 2002 non andavo ai seminari, non conoscevo questa ricerca. Stavo facendo la maturità con una tesina sul rapporto tra il genio e la follia, stregata da chi nella cultura... Aveva proposto che l'unica ribellione possibile a ragione e religione fosse la pazzia. Mai avrei immaginato che avrei incontrato la ricerca originale e geniale svolta da Massimo Foggioli e dall'analisi collettiva, che ha dimostrato che genialità e creatività sono intimamente legate all'irrazionale umano che non è pazzia. La genialità era nei tre giorni, quando, da solo, Pensava e scriveva. La creatività era nei quattro giorni quando trasformava la nostra realtà mentale senza coscienza. Grazie. Essere qua dopo Viviana. Vediamo. Allora. Come abbiamo appena ascoltato, il libro Storia di una ricerca si compone delle dieci lezioni che Massimo Fagioli tenne nel 2002 all'Università degli Studi di Chieti. Le lezioni continuarono negli anni accademici successivi fino al 2012. Mi piace ricordare. Che il loro inizio si legò all'impegno della professoressa Gioia Roccioletti, che insegnava nel corso di laurea in psicologia nella stessa università. Leggere questo libro è fare un viaggio nel tempo della storia e della filosofia, nel Cinquecento di Paracelso, Malpighi, Valsalva, nel tempo della scoperta dell'America e dei nuovi continenti, e fare un viaggio attraverso la storia della religione, con il passaggio dal politeismo al moniteismo e la conseguenza abolizione dell'immagine, fino a ciò che fa la specificità dell'uomo rispetto al mondo animale, al tema della creatività e della distruttività propria ed altrui. E fare un viaggio che si lega a quella che dice l'autore è la prerogativa umana di andare così, senza ragione, senza utile, senza calcolo razionale, verso qualcosa soltanto per sapere, per la conoscenza. Un ventaglio di temi che compone la storia di una ricerca senza precedenti. Una ricerca condotta per una vita intera, senza alcuna subalternità al sapere acquisito e alle istituzioni che lo gestiscono. Una composizione magistrale, direi unica, tra una conoscenza profonda e dettagliata dei movimenti storici e culturali, collettivi ed individuali, e la capacità di leggere e in ogni piega di essi i movimenti evolutivi e quelli regressivi della storia dell'uomo. Leggere queste lezioni è immergersi in una storia di coraggio, di una ricerca teorica e sperimentale, condotta senza la rete di protezione delle cose già conosciute e tramandate. Ossomiglia alla sensazione di fare un'immersione profonda, quando tutti i movimenti, lenti, precisi ed essenziali, risaltano nella loro semplicità, e l'unicità dell'esperienza vissuta diviene più chiara dopo essere riemersi. L'analisi collettiva nasce da un movimento in buona parte costituito da una massa di giovani delusi dal fallimento del 68. Ma nasce in modo del tutto diverso dalla storia dell'analisi individuale della psicanalisi, che si caratterizza come rapporto segreto, e in modo del tutto diverso dalla storia dell'antipsichiatria basaiana con la libertà. Già proprio della Design Analyse che lasciava al malato la libertà di distruggersi. Al contrario della psicanalisi, rito esoterico per iniziati, tutto era aperto e pubblico. Al contrario dell'antipsichiatria, l'unica libertà era quella di realizzare le proprie possibilità evolutive e di realizzazione umana. Fin dalla prima lezione Massimo ci propone di capire come sia iniziata l'analisi collettiva. La domanda riceve una risposta in una ricerca profondissima sull'identità di medico cu cui il gruppo si era rivolto e mette insieme la vita personale, le reazioni immediate, la storia di Massimo Fagioli prima come medico e poi come psichiatra in giro per l'Europa. Certo, l'analisi collettiva inizia il 13 gennaio 1976 quando una ragazza dal fondo del salone disse ho fatto un sogno e Massimo senza pensarci due volte, lo interpretò in barba alle, alle cautele borghesi e a tutti i canoni di segretezza dell'analisi individuale, immergendosi così in una storia che divenne in breve tempo, insieme, collettiva, popolare e antifruidiana. Ma prima cosa c'era stato? C'erano stati i tre libri, La base teorica, a partire da istinto di morte e conoscenza. Ancora prima dei libri? C'era stato il non obbedire alle regole formali, la comunità autogestita in Svizzera, e c'era stata l'esperienza di Padova nel 1962, con la percezione delirante, la psicoterapia di gruppo, e il vivere insieme ai pazienti. E ancora prima c'era stato il rifiuto-separazione dal chirurgo bravissimo, che operava e guariva miracolosamente, ma che aveva rinunciato ad operare un paziente perché convinto che non avesse speranza di guarire. Le parole della lezione del primo marzo rimangono scolpite come un segno indelebile. Anche questo fa parte della ricerca, che il medico deve curare sempre, anche quando non c'è nessuna speranza di guarigione. Le lezioni assumono tutto il loro valore universale per le proposizioni culturali e di metodo che la attraversano. Un metodo di lavoro che parte dalla rivendicazione dello stare in basso rispetto al gruppo. Fin dai tempi di Villa Massimo, Fagioli arrivava nel salone già pieno e si sedeva in mezzo agli altri. Trovava una sistemazione che a prima vista sembrava paritaria con i presenti. Ma all'inizio del seminario, la differenza diveniva subito evidente nel peculiare rapporto che si instaurava con i pazienti. Alla domanda di cura, la risposta prendeva sia la forma dell'interpretazione delle immagini oniriche che la, la pretesa di una sintonia fra contenuti, parole e affetti. L'interpretazione si rivolgeva quindi più estensivamente agli atteggiamenti, i movimenti latenti, come il modo e il tono del parlare, l'espressione del volto, la posizione nel gruppo e verso di lui, la corrispondenza e il contrasto fra le parole e gli affetti rivelati. L'autore scrive, in mezzo a tanta gente qualcuno era gentile e mi lasciava mezzo mezzo quadrato per terra per appoggiare il sedere. Io facevo il seminario stando seduto per terra e avevo intorno magari quei fortunati che si erano presi quelle sette o otto sedie che c'erano nella stanza. Stare in basso rispetto ai pazienti aveva il senso di porre l'accento sulla possibilità di dare spazio alla sensibilità e alla ricettività, in opposizione a ogni possibile forma di dominio onnipotente. Alla fine dell'ultima lezione Massimo ci parla del metodo con cui nel 1975 affrontò la novità dell'analisi collettiva nella sede universitaria di Villa Massimo. Io l'ho presa come ricominciare da capo, esperienza nuova. Vediamo che, che succede, chi sono, che fanno. Io ho ricominciato da capo senza avere nessuna idea precostituita. Questo metodo di ricominciare da capo, di proporsi sempre una ricerca, è quello che in fondo interessava l'università che io non proponessi tanto le scoperte fatte, le idee conquistate, le teorie costruite, quanto proponessi la mia esperienza personale di ricerca. Aveva ricominciato da capo anche riflettendo sul rapporto tra la medicina e la psichiatria. Nella lezione del 16 marzo la riflessione va sulla differenza di metodo necessaria per la conoscenza in medicina organica e in psichiatria. Nell'ambito della prima il metodo può e forse deve concentrarsi sui meccanismi di funzionamento fisico dell'organismo, in cui il paziente è oggetto di conoscenza da parte del medico, che rimane nel campo dell'obiettività. Quando invece si tratta di immergersi nella ricerca della comprensione della mente dell'altro, dell'attente, allora il metodo presuppone un distacco dall'indifferenza della medicina organica, per fondarsi invece sulla sensibilità sul precoce geful tanto studiato a Padova, cioè su cosa ci fosse di affettivo, meglio ancora di anaffettivo, dietro comportamenti apparentemente normali, su cosa fosse quella strana sensazione di malessere che lo psichiatra può provare dopo aver incontrato un paziente, che poi diviene fondamentale per orientare la diagnosi. Un approccio completamente contrario a quello che invece sia il pensiero comune che la psicanalisi affermano, cioè che se uno si coinvolge nel rapporto interumano con la propria sensibilità non capisce più niente. Affettività nuova che lo ha portato alla possibilità della conoscenza di ciò che non è direttamente visibile, di quello che non è percezione cosciente ma invenzione, distinguendo l'invenzione dell'artista dall'invenzione del malato. La lezione del 16 marzo sintetizza in modo originalissimo il passaggio dal manierismo come forma di esistenza mancata di Biswanger alla proposizione e alla ricerca sull'immagine interna. Ricerca che in primo luogo chiedeva di distinguere l'immagine dalla figura, che si realizza come percezione e ricordo cosciente dell'oggetto. Componendo la sensibilità con gli affetti, per Massimo è stato possibile andare ben oltre, scoprire nel malato l'assenza di un'immagine interna, dagli atteggiamenti, nei modi di fare che normalmente non destano attenzione perché impercettibili, normali. Se per, per poter parlare di creatività l'immagine originale deve anche avere carattere di universalità, la ricerca sul manierismo di Massimo si muove sulla definizione del confine fra sanità e malattia. Ovvero, sulla differenza fra realizzare un'immagine personale origina originale e invece mostrare un manierismo, un'immagine costruita al posto di un'immagine che non c'è. Così il manierismo del malato di mente diviene costruzione di un'immagine irreale, artefatta, una raffigurazione esterna di qualcosa che il malato non ha, l'immagine interna, appunto. Ricominciare da capo ad ogni seduta, di fronte a ciascun paziente. Lo psicoterapeuta, ci dice Massimo, deve mettere in crisi un'identità razionale e lasciarsi andare per trovare dentro un'altra identità, che è l'unica che può affrontare la malattia mentale, e che è l'identità interna. E facendo questo è come Atlante, come se dovesse tenere sulle spalle il mezzo mondo di cultura, perché questa identità, paradossalmente, potrebbe essere accostata e avvicinata alla parola inconscio. E continua. Lo psicoterapeuta deve fare i conti e, ai limiti, deve avere il coraggio di mettere in gioco ogni volta l'identità, anche se è diventato bravo e sono passati anni, come se ogni volta che si presenta qualcuno dovesse ricominciare da capo, come se ogni volta dovesse mettere in crisi la sua identità precostituita, non solo di diplomato di psi o psicoterapeuta ma io direi anche quella personale identità che si cimenta al massimo grado nell'incontro con il malato grave che magari straparla e non è in grado di stabilire un rapporto inconscio qui il terapeuta per poterlo curare deve andare a cercare oltre la realtà cosciente del comportamento quel che è rimasto dell'immagine interna per svilupparla o addirittura ricostruirla Scrive, oltre la ragione, magari combattendo quella ragione che ha distrutto l'immagine interna, e allora bisogna avere il coraggio di cercare questa storia inconscia, avere il coraggio di affrontarla, anche se ti viene addosso questa enorme palla pesante che è che l'inconscio non esiste, o nella misura in cui esiste è inconoscibile, o nella misura in cui non fosse inconoscibile è ben conosciuto. Ed è il male con la M maiuscola di buona memoria. Riprendendo l'inizio del discorso credo che tutto questo patrimonio di idee, di ricerche, di rigore, di metodo che sono la cifra distintiva di storia di una ricerca possa e debba realizzarsi non solo per gli psichiatri e psicologi che ambiscono a diventare psicoterapeuti. Ognuno può e deve cimentarsi in un personale e ricominciare da capo, nella propria realtà relazionale. Sociale e professionale. Ricominciare da capo con l'ardire e l'ambizione di potersi e sapersi ribellare al costituito, alla cultura, alle idee dominanti, tenendo quel filo di Arianna che può farci evitare il pressappochismo, la confusione e le sirene dei falsi miti che in, popolano in modo invasivo la cultura, la politica e la psichiatria dei tempi attuali. Alla fine di un convegno sulla psicoterapia delle psicosi a Firenze del 2015, Massimo, intervenendo telefonicamente, sottolineò come negli anni 60 fosse completamente solo a fare la sua ricerca. Era al buio più completo, disse, e come, diversamente da lui, i psicoterapeuti formati all'analisi collettiva non fossero più soli. Ora abbiamo un lascito preziosissimo, la teoria il metodo e la prassi per tentare di rendere più umano questo mondo che troppo spesso si mostra così disumano. Buonasera a tutti, adesso non lo so come farò dopo. <ride> Grazie di essere qui. Intanto, e vorrei ringraziare chi ha proposto e anche chi mi ha proposto di presentare questo libro, perché per me è un'occasione importante, come per tutti noi, di un pagamento e un riconoscimento per quello che Massimo Fagioli ha dato e continua a dare ai singoli e alla collettività. Ecco, beh, con le sue idee e la sua prassi rivoluzionaria. E ci tengo a farlo qui a Latina, perché vent'anni fa lasciavo questa provincia, con tante paure, ma anche un'intuizione, o meglio una speranza, che avrei trovato un senso ai miei vissuti. E sono contenta di avere l'opportunità oggi di provare, a... Niente, no. Vai. di provare a raccontare come in realtà io abbia trovato molto di più. E un altro riconoscimento va alla casa editrice Lasino d'Oro per questo libro, direi nuovo, sia come veste esterna che come forma interna, che sono sicura permetterà a chiunque di cogliere la portata del pensiero di Massimo Fagioli e del suo contributo all'umanità. Ora più che mai si può e si deve prendere dalle sue scoperte scientifiche quella base universale da cui partire per la trasformazione non tanto del mondo, che come diceva lui è quello che è, ma degli esseri umani, e non perché ci spiega o ci racconta come andrebbe fatta questa ricerca ma è un libro che mentre lo leggi ci dispiega proprio il suo metodo di pensiero, le sue linee fondamentali, che portano l'infa vitale per infiniti filoni di ricerca. Ricerca intesa proprio come ricerca della conoscenza, nel senso di andare sempre oltre e di scoprire sempre di più, non solo e non tanto della realtà esterna, ma soprattutto della realtà umana profonda. Ricerca della conoscenza, che appunto, come ci ha ricordato il sindaco, nella quarta di copertina Fagioli ribadisce come sia la vera specificità umana alla quale non ci si può opporre. E dal libro, se l'uomo non scopre questa dimensione di ricerca, questa tensione verso la conoscenza non realizza se stesso, perché non realizza la sua specificità umana. La specie umana, a differenza degli animali, Prima si ribella e poi fa ricerca. Ricerca come modo di essere, legata all'altra parola, ribellione, o meglio al rifiuto di tutto ciò che blocca la realizzazione dell'identità. Ribellione e rifiuto sia rispetto ai propri rapporti che nei riguardi della storia del pensiero umano e della cultura dominante. Perché quello che Fagioli ha fatto è stato scardinare delle te patogene che si sono sviluppate nella storia dell'umanità. E in particolare nella storia della psichiatria, difficili da vedere perché mascherate da pensieri illuminati. Di più, spingendo sempre l'altro, chiunque fosse, a non accettare passivamente il dato, il costituito, mettendolo sempre in guardia dai pericoli di una ribellione fatta male. Dal libro, tutti gli scopritori, gli scienziati, in fondo sono sempre quelli che si sono ribellati. Però troppo spesso chi si è ribellato è finito male, perché la reazione è violenta. Per reggere questa reazione violenta non bisogna avere conflitti interni. E tante volte la reazione non è quella di un tempo, di distruzione violenta, di bruciare eretici, streghe. No, la reazione è far saltare la mente a chi propone idee e cose nuove. E poi, sempre insomma, gentile, se volete fare gli psicoterapeuti... Dovete ribellarvi a quella roba lì. La ripetizione, l'ideologia, annichilisce la mente umana. Sono tutte cose dirette a impedire di pensare e di scoprire cose nuove. Quindi non solo ribellarsi, ma sapersi ribellare. E ancora meglio rifiutare delle idee che ingabbiano l'uomo, per arrivare a quella dimensione di identità come conoscenza, al di là della mera sopravvivenza fisica. Durante una lezione, rivolgendosi agli studenti, fa un'apparente battuta. Se all'esame uno mi dice io la nascita non l'ho capita, non la so, non la condivido, benissimo, 30. Ma se dice io la ricerca non la faccio, bocciato, dirò di bocciarvi tutti quanti perché la ricerca invece va fatta. Ed è una ricerca che non si basa su un sapere oggettivo, sovverte una convinzione radicata nella cultura che per sapere non bisogna farsi confondere dagli affetti e propone che è possibile raggiungere una conoscenza a partire dalla sensibilità e dall'affettività. Quindi sensibilità e affettività come elementi fondamentali per la conoscenza, sia nei rapporti interumani che nella prassi psichiatrica e soprattutto psicoterapeutica. Ed ecco l'idea rivoluzionaria. In psichiatria si deve scoprire il latente, una realtà psichica nascosta dietro il visibile e il percepibile. Per far questo ha dovuto sfidare le colonne d'Ercole, che segnavano l'idea che tutto ciò che era oltre la coscienza era inconoscibile, che bisognava fermarsi davanti al non cosciente, perché è ritenuto territorio dell'anima e quindi di competenza religiosa, oppure non umano, animalità. E il primo rifiuto è stato proprio all'idea del male connaturato nell'uomo: perché dal male non ci si può liberare, e di certo il medico non può fare nulla contro di esso. Poi un secondo e più difficile rifiuto, all'idea dell'identità umana come razionalità, su cui si fonda il logos occidentale, che, basando tutto sulla ragione, ha perso il rapporto con l'umano. E considera la ragione anche più violenta della religione, perché toglie il senso alle cose, rimane alla lettera e quindi impedisce di pensare. Una volta fatti questi rifiuti non si è più fermato e ha intrapreso la sua ricerca sull'inconscio termine che considerava confusivo misterioso preferendo a questo l'espressione non cosciente per indicare una realtà umana al di là della coscienza e del comportamento perché per lui solo affrontando questo mondo interno laddove la malattia si forma e si sviluppa si può pensare a una guarigione della malattia mentale ma in che modo ha portato avanti questa ricerca con un confronto continuo con il malato di mente, dagli ospedali psichiatrici alle comunità terapeutiche, fino a quel rapporto profondissimo con una massa di persone che chiamerà analisi collettiva. Dal libro. Per fare psichiatria bisogna andare in manicomio, sempre come medico. Non si può fare lo psichiatra in biblioteca, sui libri. Bisogna affrontare il malato di mente che annulla il rapporto, per sapere che chi fa del male è chi non c'è. Non è il sadismo a fare del male, non è rompere braccia o gambe al prossimo, è far sparire l'altro come essere umano. Quindi ha scoperto e affrontato una violenza invisibile del malato di mente, la dinamica psichica definita pulsione d'annullamento, che fa sparire l'altro e il rapporto con l'altro, e porta la persona stessa che lo agisce ad impoverirsi sempre di più negli affetti. Forse era un metodo. Ma quando quelli mi stavano a dire che io gli avevo fatto male, dicevo: "Come faccio a farti male se non ci sono stato? Non c'ero. Ma non sarà qualcosa che hai fatto tu? Che io me ne sia andato non è di per sé male. Deve essere male la tua reazione". E lì non mi ricordo esattamente come e quando, se di mattina o di pomeriggio, venne fuori. "Ma non sarà un annullamento? Hai annullato e ora ti vengono i sensi di colpa?" Stai male perché hai fatto un annullamento, non perché sono andato via. Ma per arrivare a pensare alla guarigione dalla malattia mentale, avrebbe dovuto spingersi addirittura oltre questa dinamica patologica, per scoprire un'altra dinamica psichica, quella fisiologica della nascita umana. E partendo dall'assunto che l'uomo nasce senza parola e pensiero verbale, ha ipotizzato che alla nascita il neonato abbia un pensiero che non è razionale. Ma fatto di immagini, sensazioni e affetti, nell'arco delle ricerche di una vita, ha teorizzato una caratteristica specie specifica dell'essere umano, definita capacità di immaginare. Questa capacità umana si attiverebbe alla nascita, simultaneamente a una reazione fisiologica del cervello di far sparire il mondo materiale intorno a sé, una reazione pulsionale conseguente allo stimolo luminoso sulla retina. Quindi il neonato, mentre fa sparire gli stimoli esterni, ipotizzati come troppo, troppo aggressivi in quei primi momenti di vita, crea una prima immagine di sé, grazie alla formazione di una memoria che scaturisce da stimoli percettivi che il feto ha avuto nel rapporto fisico con il liquido amniotico. Questa memoria spingerà il neonato a sperare e a cercare un altro essere umano uguale a lui, con il quale potrà fare un rapporto. E a questo punto non soltanto materiale. Con questa scoperta geniale ha legato l'inizio del pensiero umano, e quindi della vita umana, alla nascita, in barba a tante affermazioni terroristiche, soprattutto contro le donne, legandola in modo indissolubile alle immagini e agli affetti. Ha potuto così affrontare la violenza del malato di mente, che è tale perché ha perso il rapporto con le immagini e con gli affetti, oppure ce l'ha gravemente alterato, mentre il rapporto con la realtà materiale può rimanere così com'è, anche integro. Ecco perché la violenza più grande non è quella che attacca la realtà materiale dell'altro, ma è quella che nega l'immagine interna dell'altro, la sua identità. Per poter fare una psicoterapia veramente valida, si dovrà contrapporre all'anaffettività e alla cecità un'affettività e una capacità di vedere cioè conoscere la mente non cosciente propria e altrui, perché per affrontare il malato di mente bisogna prima aver superato i propri conflitti e le proprie carenze, per ritrovare quel rapporto con le immagini alla base della creatività umana. Rapporto che emerge in modo dirompente di notte, quando il comportamento e la coscienza lasciano spazio alle immagini oniriche. Le belle otto ore di sonno giornaliero, diceva in cui c'è un pensiero, ma per immagini, che in qualche modo ci parla di quell'identità della nascita e del primo anno di vita, in cui la razionalità non si è ancora sviluppata. I sogni sono una chiave di accesso al pensiero non cosciente e l'interpretazione dei sogni uno strumento potentissimo nel rapporto terapeutico e allo stesso tempo molto delicato, per provare a scoprire dietro un'immagine sconosciuta un senso conosciuto che a volte può parlare di intuizioni geniali, mentre altre parla di alterazioni della realtà dell'individuo, anche di alterazioni dell'immagine dell'altro e di distruttività. Alterazioni che però, nella misura in cui possono essere affrontate e interpretate in un setting psicoterapeutico, possono anche essere superate, fatte sparire. E qui una sua grande pretesa, che chiunque avesse avuto nella vita la malaugurata idea di fare lo psicoterapeuta si sarebbe dovuto cimentare nel rapporto con le immagini non coscienti, ritrovando una propria creatività e fantasia, con calma, al suo livello, in un rigoroso rapporto medico-paziente, ma lo avrebbe dovuto fare. Io faccio le interpretazioni da primario, tu al massimo le farai da assistente, <ride> e bastava quello per capire che bisognava andare senza paura, avendo come bussola la teoria, il metodo e un rapporto senza sconti con chi quelle immagini le aveva liberate. E le ha liberate perché ci ha fatto vedere che vivere una vita irrazionale non porta alla pazzia, ma anzi rende immuni dalla malattia mentale, perché ci ha fatto vedere che tutti possono fare ricerca, senza differenza di ceto e di cultura. Parlando di un'uguaglianza vera, non per creazione divina, non davanti alla legge, ma per nascita, perché avendo tutti una creatività originaria, la possiamo sviluppare e se si è persa, la possiamo ricreare nel rapporto terapeutico e non solo in quello. E che l'unico vero obbligo che abbiamo è la nostra umanità, anzi, che proprio in questo obbligo starebbe la nostra libertà. Questa ricerca non si limita solo alla psicoterapia ma può essere applicata a tutti i campi del sapere, che come abbiamo visto e vedremo nelle giornate di studio che da gennaio di quest'anno animano la sede di Via Lorma Libera, portano questa ricerca fino ai propri rapporti interumani. Portare questo anelito di conoscenza alla vita quotidiana, lasciarsi andare a un rapporto più sentito, più profondo, fare una ricerca personale e razionale per arrivare quindi non a rendere cosciente l'inconscio, ma a rendere inconscia la coscienza, dal libro. E allora questo è il metodo per cui si affrontano certe cose, o meglio ancora, ci si lascia andare a vivere certi rapporti, senza pretendere sempre di capire. Una tristezza, una rabbia, una depressione. Quando ho sentito certe persone dire, ma io sono stato con quello, ma non l'ho capito. Ma che vuoi capire? E campa. <ride> Poi accadrà che magari un anno, dieci anni o trent'anni dopo fai un sogno o ti viene una fantasia in cui si dimostra che hai capito tutto. E forse è questo il punto, continuare a vivere nella ricerca. E non importa se ci vorranno dieci o trent'anni. A un certo punto una fantasia, un sogno ci dirà che forse abbiamo capito tutto. E il pensiero va a questa copertina nuova, un segno rosso verticale, due segni azzurri come onde del mare sopra altri segni di diversi toni azzurri e più chiari come un cielo. Non so dire molto, so solo che il vederla mi ha fatto stare bene. E poi una scritta ha attirato la mia curiosità, disegno di Massimo Fagioli, primo novembre 2013. Nello stesso mese trovammo sul settimanale Left un altro disegno. Profilo rosso di donna. Le linee nere dette scarabocchio lasciavano il posto al colore di un volto di donna. Il nero della solitudine dei primi momenti della vita lasciava spazio al colore, che sappiamo essere memoria fantasia dell'esperienza vissuta. Grazie. Se c'è una domanda. Sì. Eh, intanto vi faccio i complimenti per queste relazioni bellissime, veramente emozionanti. Allora, io volevo fare una domanda. La mia domanda è per Mario Paolo. <ride> e, allora, ed è questa, eh, nel libro tra le tante cose che mi hanno colpito c'è questo discorso che eh, appunto l'autore eh, nella sua storia dagli ospedali psichiatrici fino alla comunità ha sempre cercato di impostare la sua ricerca tentando di fare una psichiatria come psicoterapia, cioè una psichiatria che mirasse alla cura affrontando l'inconscio. E a proposito di psicoterapia mh, veniva da dire che insomma, tra, tra pochi giorni uscirà per l'asino d'oro il numero della rivista Il sogno della farfalla che è interamente dedicato alla, alla terapia delle psicosi, al trattamento comunitario. E in questo numero vengono raccontate diverse esperienze nel trattamento di comunità. Sia attuali, eh, per esempio viene raccontata la storia della comunità Gorassalus dove lavoro io come psicoterapeuta e anche altri colleghi. Siamo un gruppo. E, eh, sì, certo, qui, esatto, qui a Latina eh, che lavora interamente, insomma, impostando il lavoro sulla psicoterapia. E mi sembrava doveroso dirlo, visto che insomma siamo qua a Latina, siamo a 6 km e anche questa è Latina. insomma e quindi esperienze attuali e anche esperienze più vecchie di chi ci ha preceduto, insomma, da cui abbiamo, stiamo, cerchiamo di imparare tanto, insomma, e fin dai primi anni 90, e che raccontate nel numero. E quindi la arriva la domanda. Ti volevo chiedere come è stato eh, iniziare a lavorare nelle istituzioni eh, non soltanto adeguandosi a quello che c'era ma credo tentando di portare proprio il discorso sul lavoro di psicoterapia e se posso scusami se le domande diventano due. Ti volevo chiedere insomma, che c'entra l'autore del libro mh, con questi vostri inizi, perché io so, insomma, perché l'avete raccontato, che ave aveste il coraggio di chiedergli una cosa, un qualche cosa che secondo me c'entra moltissimo con queste pagine così belle. Grazie tante. Eh, insomma, vabbè, eh, diciamo che a metà degli anni 90 un gruppo di psichiatri, psicologi, operatori che avevano la stessa formazione all'analisi collettiva, insomma, erano parte che facevano riferimento alla teoria di, di Fagioli, per una serie di circostanze, anche per eh, diciamo, l'intenzionalità del dottor De Simone, ci si trovavamo tutti insieme in un dipartimento di salute mentale e, e proponemmo, così, in maniera in qualche modo generosa e ingenua, la possibilità di creare una struttura che era un centro diurno, che invece di... Basarsi sulla normale prassi assistenziale e riabilitativa fosse incentrata sulla psicoterapia individuale di gruppo e fosse una psicoterapia basata su questa formazione. Ovviamente, naturalmente, ricevemmo molte critiche, però stranamente l'Asla ce la passò e quindi ci trovammo a dover poi, come dire, essere capaci. Di, di portarla avanti, di, di, di essere all'altezza di quello che avevamo proposto. E quindi naturalmente andammo a chiedere a Massimo se questo progetto aveva un senso, che senso ci potesse, potesse avere. E una sera di un martedì, non ricordo ancora, di febbraio del 95, io e la dottoressa Stocco, dopo il seminario, andammo a chiedere a Massimo. A parlare di questo progetto, lui come al solito era, fu interessatissimo, ci tenne tantissimo tempo, voleva sapere tutto l'organizzazione, voleva sapere i particolari della politica, voleva sapere che eravamo, con cosa facevamo, se era nell'orario di lavoro, insomma, tutte queste cose. E poi, ovviamente, ci chiese: ma perché lo fate? Noi rimanemmo interdetti, ovviamente, perché <ride> e lui iniziò a dirci perché non dovevamo farlo, cioè che non potevamo farlo per la carriera. Non dovevamo farlo per un vantaggio economico. L'unica motivazione valida per poterlo fare era fare una ricerca sulla malattia mentale. lui disse questa parola, remunerazione che ci sarebbe che avrebbe dato un senso come dire, qualitativo, un, un, un senso vero a questo progetto, era uh, la ricerca, perché l'identità dello psichiatra è quella della ricerca, se non fa ricerca diventa un gestore. No? E poi la cosa molto... Sì, nel finale della conversazione ci disse, però se fate questo ricordatevi che dovete affrontare... Stiamo chiudendo che dovete affrontare tre scogli. Uno sono quello dei pazienti, il secondo è quello dell'istituzione, ma quello più difficile è quello dei colleghi. Però noi abbiamo iniziato a fare il nostro lavoro e forse ci abbiamo anche, possiamo anche, visto il numero che è uscito, averci ricavato un'esperienza che può essere utile un po' per tutti. Allora, io chiuderei, tanto per fare la giornalista, con una domanda al sindaco. Allora, eh, tutte queste suggestioni culturali, questi approfondimenti, pensa che possano interessare al sindaco di una città che fa del rinnovamento culturale l'elemento fondamentale della sua azione? Bella domanda, quanto tempo ho <ride> Beh, intanto vi volevo ringraziare per questo incontro, insomma, penso che mi sento anche orgoglioso ecco, di aver potuto ospitare la nostra città a un incontro di questo genere, eh, a dimostrazione della vitalità di certi temi e di certe dinamiche. E saluto Lorenzo Fagioli, eh, che vedo in fondo. Beh, insomma, anche continuando il discorso che ho fatto, che ho fatto prima, mh, la risposta al pensiero violento dominante in questo momento dove poi ecco anche la violenza la violenza di genere che, che ahimè temo che possa anche anche ulteriormente mh, aumentare mh, perché se poi, se poi chi ci governa insomma ha pensieri violenti poi purtroppo fa presa eh, sulle persone superficiali e ne vedo tanta di superficialità adesso, non, non perché uno debba mettersi sul piedistallo e ritenersi più intelligente di altri, ma purtroppo questo io credo che sia il, il problema grosso di questo, di questo tempo, cioè è, è proprio la, eh, la non volontà, la mancanza proprio della ricerca e della conoscenza, torniamo al discorso fatto all'inizio. Eh, qui si, si tende appunto alla uh, orizzontalità della, della notizia, eh, alla presunta appunto trasversalità della notizia, ma alla, alla assoluta superficialità dell'informazione e, e della conoscenza. E quindi, Pensate poi eh, le difficoltà appunto di chi vuole amministrare e deve saper comunicare questo ai, ai, propri, ai propri cittadini, cioè quanto uh, uh, una scelta, una scelta politica, un atto amministrativo che poi è magari a tutela di una persona fragile e, e che quindi ha un significato ed è un seme che tu butti e, e, che, e che poi le, le future generazioni riesco, riescono poi a Accoglierne bene il significato, e in questo momento eh, non riesci a trasmetterlo perché la ricezione di questo, di, di questo tipo di pensiero, di questo tipo di scelta, viene rifi rifiutata da quelle che poi, nel, chi è esperto di, di social, dalle post verità, no? perché poi dopo esistono le post verità, visto che. Parliamo di ricerca-conoscenza e poi arriviamo alle post-verità, cioè alla negazione di una verità che poi è frutto della ricerca, è frutto della conoscenza, è frutto del sapere, ma poi c'è quello che ti risponde: no, non è così, è così, punto. E quindi eh, capite bene che in questo momento eh, siamo veramente in un periodo, in un momento di, difficile. E per rispondere alla domanda, alla domanda di Alicia, penso che. Eh, che proprio la capacità di godere della bellezza credo che sia la risposta a, 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 al pensiero violento, credo che sia proprio la ribellione, paradossalmente. Eh, cioè dobbiamo riprenderci veramente eh, il tempo della vita, la ricerca della soddisfazione. E la capacità di godere della bellezza, io oggi è stata una giornata pesante, dico sempre così, perché poi anche, anche ieri lo è stata, però ogni giorno lo è, però insomma eh, fa parte del ruolo. Però una cosa mi ha riempito di soddisfazione, adesso non voglio fare appunto autopromozione, però è giusto che queste cose si sappiano. Beh, noi oggi abbiamo con l'assessore alla cultura, è stata una sua, una serie, una sua idea. Abbiamo fatto una visita alla Pinacoteca e al Museo Cambellotti con studenti e con persone eh, ipovedenti e abbiamo chiamato una esperta di didattica tattile ed è stato veramente emozionante vedere, vedere un ipovedente che si emozionava alla sensazione tattile de, di un quadro che veniva spiegato. Ecco, io chiedo, credo che che questo insomma, ecco, parliamo di cose che, che conosco, parliamo di teoria, dell'inconscio, dei metodi di ricerca, della conoscenza, eh, ma poi ecco, alla fin fine infine, parliamo appunto della dignità della persona e della capacità di godere della bellezza. Ecco, credo che dobbiamo sforzarci di fare questo in questo momento in cui serve ecco, una nuova ribellione, una nuova resistenza.